Quale e sono docente di lingua russa nel corso di laurea in scienze triennali della mediazione interlinguistica e interculturale. La Russia affascina sempre più giovani, non è un caso, perché ci sono diverse ottime ragioni che spingono a scegliere proprio questo paese e la sua lingua. Presenterò quindi i principali motivi che fanno della Russia un paese decisamente interessante. Anzitutto bisogna dire che la Federazione Russa è uno Stato immenso, copre 9 fusi orari ed è il primo paese al mondo per estensione del territorio, grande infatti ben 56 volte più dell'Italia. È quindi un serbatoio enorme di materie prime, il primo produttore al mondo di gas e il terzo produttore al mondo di petrolio. Queste ricchezze lo rendono sicuramente un paese pieno di opportunità economiche. Investire nella conoscenza del russo è sicuramente un buon modo per aumentare le proprie possibilità lavorative. Il russo è anche la quinta lingua al mondo più parlata, è parlata da circa 300 milioni di persone. Apprendere il russo non è difficile, c'è un rapporto tra fonetica e ortografia molto diretto. Ad ogni suono corrisponde una singola lettera e la pronuncia non è difficile di parlare. I nostri corsi iniziano da zero e già alla fine delle prime 2 settimane gli studenti sono in grado di leggere e scrivere le lettere dell'alfabeto russo senza difficoltà. E poi c'è da dire che un popolo come il russo è estremamente aperto, amano parlare con gli stranieri, è facile fare pratica della lingua non solo in Russia ma anche in Italia, sia con i parlanti che provengono dalla Federazione Russa, ma anche con parlanti che possono provenire da uno qualsiasi degli stati che un tempo facevano parte dell'Unione Sovietica. La cultura russa è poi estremamente affascinante, la Russia ha una tradizione culturale di grande importanza in tutti i settori artistici e culturali, dalla letteratura alle arti figurative, al balletto, alla musica, al teatro. È anche un paese multietnico e multiculturale, dove convivono persone con culture, religioni e usanze differenti. Infatti, viaggiando attraverso l'enorme territorio della Russia, dai suoi confini europei ad ovest all'Oceano Pacifico ad est, si entra in contatto con ambienti geografici, umani e culturali estremamente diversi, con un'articolata varietà di colori, paesaggi, genti. E questo mi spinge a ricordare anche le meraviglie naturalistiche della Russia, che è veramente piena di scenari da favola, dalle coste col mar cristallino del mar Baltico alle pianure siberiane coperte di foreste impenetrabili, dai panorami sulle montagne del Caucaso e della catena dell'Altai agli sbalorditivi tramonti nella Taiga. E la vegetazione è rigogliosa ovunque, soprattutto nella Taiga siberiana. Quindi per conoscere meglio e da vicino questo straordinario paese in tutti i suoi aspetti, vi invito a studiare la lingua e la cultura russa. Da studiare.